due piscine coperte, parcheggio interrato, sauna, fitness, massaggi, attività commerciali, campetto di calcio, tennis. 8.000 metri di area di verde attrezzato, parco giochi per bambini e la nuova realtà economica produttiva che nascerà a Giungano. Queste le parole del sindaco Francesco Palumbo durante la posa della prima pietra per i lavori di realizzazione di un centro sportivo integrato per il benessere fisico. Un gesto simbolico che racchiude in questo caso anni di lavoro. Questo grande centro che nascerà qui, due piscine coperte, parcheggio interrato, sauna, fitness, massaggi, attività commerciali, significa campetto di calcetto, tennis, 8.000 metri di area di verde attrezzato per il parco giochi dei bambini. Io credo che produrrà una grande occupazione e un grande rilancio per questo territorio. Noi ce lo auguriamo, questo è lo spirito con cui lavoriamo tutti i giorni. Anni di lavoro, sacrifici che non si vedono agli occhi dei cittadini, ma ci sono montagne di carte dietro a questo momento. E dobbiamo dire grazie a tante persone, dalla mia amministrazione, quelle che mi hanno accompagnato in questi quasi 11 anni, tutti quanti senza nessuno escluso, soprattutto l'attuale, la maggioranza e l'opposizione, che ha un ruolo importante in questa comunità, sempre di stimolo, mai nulla di personale, ma si è sempre lavorato per la crescita generale, e questo è un momento importante che lo sottolinea. Il presidente della comunità montana, un amico che va oltre la politica, che io ringrazio per la presenza, l'assessore Verdevalle di Cicerale, perché questa opera e non è un'opera solo di Giungano, ma è un'opera di comprensorio, perché questo cambierà il passo a questo territorio, e il grande sviluppo già si vede, l'incremento demografico già è presente, ma quest'opera cambierà le sorti di questo territorio in termini di crescita, e io veramente li ringrazio di cuore.